Buongiorno a tutti e a tutti, oggi eh, siamo qui per eh, descrivere la nostra proposta concreta per l'emergenza sfratti che sta colpendo tutta Italia, così come ovviamente anche il Comune di Verona. Sono centinaia le famiglie eh, tra edilizia popolare pubblica e privati che rischiano lo sfratto. E, um, questa crisi si associa alle tante crisi che ha portato anche la pandemia, sociali ed economiche, eh, e si aggiunge anche a eh, diciamo un'altra crisi che è quella che eh, conoscete benissimo del, del caro bollette, che quindi si sta, sta aggravando la situazione economica e sociale di moltissime famiglie e noi crediamo che di fronte a... insomma, siamo andati in crisi non solo economica ma anche sociale, parecchi settori e società, crediamo che la politica debba dare un segno. Ed è per questo che abbiamo proposto al bilancio di destinare 100.000 euro per l'emergenza sfratti, 100.000 euro che potrebbero aiutare circa 40-50 famiglie che in questo momento rischierebbero di andare per strada. Ehm, e dove reperire questi 100.000 euro in un momento evidente di ristrettezza economica per le casse comunali, perché questo va sottolineato, perché sicuramente c'è l'impegno, e questo mi pare evidente, bipartisan nell'affrontare queste sfide sociali, quindi non è assolutamente una critica verso l'attuale amministrazione da questo punto di vista, però crediamo che la politica debba dare un segno e quindi noi crediamo che 100.000 euro possano essere reperiti dalle indennità. Che vengono ehm, date ai consiglieri e consigliere comunali di Verona. Significa cosa quindi? Che per quest'anno secondo noi si dovrebbe rinunciare a parte di quel gettone di presenza che viene dato a consiglieri e consigliere comunali per l'esplettamento della loro attività. Eh, il gettone di presenza del comune di Verona è di 150 euro ed è un gettone di presenza che è, diciamo così, Alto rispetto a per esempio una città come Padova ed è circa il doppio. Allora, noi crediamo che rinunciare a una parte di questo gettone ci consentirebbe comunque di essere in linea eh, con le città vicine, anzi sopra, eh, quindi eh, non è un eh, fattore di come dire antipolitica o di tagliare i costi a politica, tutt'altro, ma secondo noi è un gesto di solidarietà che il Consiglio Comunale si può e si deve permettere eh, comunque mantenendo un'adeguata ritribuzione che giustamente i consiglieri e i consiglieri comunali devono avere nell'espletamento del loro mandato. E, da un punto di vista tecnico ci potrebbe essere la difficoltà che questo emendamento sia ammissibile, perché? Perché le leggi eh, bloccano diciamo l'aumento la diminuzione del gettone di presenza noi crediamo che comunque vada anche se questo emendamento fosse inammissibile il consiglio comunale può prendersi l'impegno formale eh, di andare verso questa direzione quindi di devolvere parte dell'indennità a favore di questa emergenza conclude lascio la parola a pietro trincanato presidente di traguardi dicendo che non è solo attraverso la riduzione del gettone che si possono reperire questi 100.000 euro, ma è anche grazie all'efficientamento dei lavori delle commissioni del Consiglio Comunale. Significa che se riusciamo a concentrare anche i lavori del Consiglio Comunale, i lavori delle commissioni senza farne diciamo, più, oppure eliminando tra virgolette le superflue, qualora ce ne siano ovviamente, riusciremo ovviamente a avere efficienza e quindi anche a poter destinare questi soldi. A un'emergenza che rischia, ripeto, di mandare centinaia di persone per strada. Pietro. Buongiorno, Beh, una breve battuta perché Tommaso ha già inquadrato bene la nostra proposta. Noi crediamo e ci teniamo a ribadirlo che ehm, in questo momento intervenire sul tema degli affitti e degli sfratti sia essenzialmente un intervento di pace sociale perché siamo in un momento di profonda tensione in cui le famiglie e non soltanto quelle già eh, come dire in situazioni di fragilità di marginalità sono in profonda crisi e dunque è dovere delle istituzioni raccogliere tutte le forze e tutti gli strumenti a disposizione per aiutarli. La nostra idea legata al gettone di presenza non vuole essere, Tommaso l'ha già detto ma credo sia importante di eh, chiarirlo, né in linea con certe sparate populiste e legate all'antipolitica degli ultimi anni, né un'idea per cui la politica non deve avere dei costi. Noi siamo convinti che servire le istituzioni sia un ruolo importante, onorevole, che è giusto, che abbia un adeguato compenso. Al contempo crediamo anche che proprio perché chi rappresenta i cittadini in qualche modo incarna il, la casa comune che, è le, che sono le istituzioni debba, in momenti di emergenza e di difficoltà, fare il primo passo. E crediamo che in questo caso, avendo anche questa disparità di gettone fra Verona e Londra, il beneficio è generale. comunque dare una mano e in favore delle famiglie che rischiano lo sfratto, che sono sempre più numerose nella nostra comunità. È sicuramente un'iniziativa che non risolve la situazione, ma non è, non è neanche una goccia nell'oceano, cioè a livello veronese riusciamo a rispondere a una uh, situazione veramente critica e a queste situazioni è evidente che si deve rispondere in maniera immediata. Uh, si vota il bilancio in questi giorni, uh, dovrebbe cominciare stasera la discussione del bilancio, quindi crediamo, ripeto, al di là dell'ammissibilità tecnica o meno dell'emendamento, crediamo che una riflessione da questo punto di vista si debba fare dopo anni di pandemia dove tutti i settori della società hanno pagato qualcosa, perché chi più, chi meno, chi tantissimo, chi poco, noi crediamo che la politica debba essere chiamata anche in taluni momenti e soprattutto nel contesto come quello di Verona che è stato descritto, ecco, noi crediamo che si possa e si debba fare qualcosa. Se non ci sono domande, grazie.